Fare fotografie cosa significa? Per me significa vivere. La luce in Sicilia è un destino, è anche una maledizione. Le mie immagini sono costruite a partire dall'ombra, a partire dalla struttura dell'ombra. Sono cresciuto camminando lì dove c'era l'ombra e vedendo il mondo in questi forti, drammatici contrasti. Così, va bene. Fotografia vuol dire scrittura di luce o scrittura con la luce. Forse entrambe le interpretazioni sono valide, però se tu pensi che sia scrittura di luce, allora pensi che sia il mondo con la penna di luce che scrive se stesso. Se invece pensi che sia scrittura con la luce, allora tu sei scrittore. E quindi la fai pendere piuttosto dal lato dell'artista. Per esempio, a proposito di questa fotografia qui, che alla quale io sono molto legato, che è una foto fatta nell'ospedale di Gorizia nel 68. Questa donna era nel giardino davanti all'ospedale psichiatrico, cosificata su questa panchina. Lì succedeva un cortocircuito visivo, per cui il vestito di questa donna, nero a pallini bianchi, echeggiava il brecciolino che c'era per terra quasi in una risposta l'una all'altra. Allora questo ti fa sentire ancora di più l'angustia del fatto di un corpo che è cosa per rapporto al suo essere donna o persona. Non è esplicito, perché come dico la fotografia mostra, non dimostra. Ed è quella cosa lì, un po' misteriosa ma anche necessaria, che è poi il mestiere del fotografo, di riconoscere la forma che pone in atto il fatto, come dice Cartier-Bresson, e di riconoscere che quella forma giustifica il fatto, gli dà un senso. Raramente ho fatto libri di fotografie, ho sempre fatto libri con fotografie, raccontando delle storie. Io penso che la mia fotografia sia una fotografia appunto contaminata, che abbia bisogno di essere arricchita, servita, accompagnata da esperienze mentali, intellettuali, letterarie, filosofiche anche, o esistenziali, che la nutrono. La mia struttura formale ha sempre una motivazione, diciamo, altra, che cui fa eco sempre una parola.